con Alberto Angrisano alla 20ª edizione di Voci nell'Ombra a Savona, la Fortezza Priamar. È un grande onore averti qui tra noi e questa sera sei nominato per Green Book. Sì, è Mahershala Ali che ha interpretato Don Shirley, attore non protagonista, che però quest'anno ha vinto l'Oscar come attore non protagonista. Attore non protagonista. Esatto, il protagonista è l'altro. Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, doppiato poi da Pino Insegno, tra altre cose. E speriamo. Speriamo. Staremo in bocca al lupo. Ma com'è stato il lavoro, l'approccio al lavoro per doppiare questo grande attore? Ma è stata una scelta fatta dal direttore di doppiaggio, che la Eagle non ha contestato. Io sono arrivato in sala e mi hanno chiamato per fare questo trailer e ho visto che l'attore era lui, del film avevo già sentito parlare. E ho guardato il direttore e ho fatto: Mario, ma sei sicuro? E lui mi ha detto: lo puoi fare solamente tu. A quel punto mi è cascato un macigno sulle spalle, ho detto: ma cioè, mi stai caricando una responsabilità pazzesca. Dice Alberto: sì, no, lo puoi fare tu perché è nelle tue corde, ha una voce elegante, vedrai il film, è un attore particolare. Credo che abbia avuto ragione, nel senso che poi i riscontri sono stati tantissimi. Il film è meraviglioso, straordinario, e lui è un attore straordinario. Ho fatto copia e incolla e basta, mi sono limitato a seguirlo. Questa è stata la cosa più semplice da fare in realtà. E niente, non ci sono stati provini, la Eagle ha accettato subito e è andata come è andata. Tra l'altro questi ultimi anni con nuovi attori lanciati come per esempio Idris Elba eccetera, hai un lavoro molto molto frequente e anche forse un po' forsennato. Ma qual è il trucco per non riconoscere mai la tua voce tra gli attori? Anche se è la stessa, ma gli attori sono appunto diversi. Basta cercare di ascoltare loro i primi 10 minuti. Ascolti come la fanno, ascolti che mood hanno e cerchi di incollare. Noi siamo, per carità, siamo attori, siamo artisti, molti di noi vengono dal teatro e tutto. E il segreto è avere orecchio. Ecco, il musicista che non ha orecchio non è un musicista. L'attore che non ha orecchio non è un attore. Quindi c'è un approccio parte... È un copia e incolla. Molto istintivo anche? Molto istintivo. A volte sì, però bisogna fare molta attenzione perché il doppiaggio non deve essere che una replica di quello che è già stato fatto. Portare la propria esperienza, i propri sentimenti in un attore che ha fatto un lavoro di un certo tipo non ha senso, perché rovineresti il suo lavoro. In realtà devi essere più asettico possibile, cioè asettico nel senso seguire quello che ha fatto, emozionarti quando si emoziona, piangere quando piange, ridere quando ride. Non bisogna sostituirsi. Assolutamente no, se no non è doppiaggio, quella è un'altra cosa. È una reinterpretazione e non funzionerà mai, non ha senso. Ok, progetti per il futuro che si possono dire alle telecamere della SDAC? Purtroppo non ne posso parlare perché abbiamo firmato noi firmiamo adesso dei contratti di riservatezza, non è proprio un contratto ma è una clausola di riservatezza, per cui non possiamo parlare di progetti futuri, non possiamo dire nulla assolutamente, però c'è una cosa molto importante in arrivo. Bene, allora la attendiamo. Grazie mille per aver parlato ai nostri microfoni, in bocca al lupo per la serata, ci vediamo più tardi alla cerimonia. Grazie.